eccoci qua, grazie, pace, buonasera a tutti. Anche mia figlia di un anno ti chiama Babbo Mario. È il mio titolo nobiliare, io non sono né pastore, né profeta, né apostolo, né reverendo, né dottore, io sono Babbo Mario. Il mio titolo nobiliare è Babbo Mario, gloria a Dio. Bene, ragazzi, sono senza tutore, ritornato a posto come 2 mesi fa, gloria a Dio. Quindi non c'è più niente, non c'è più tutore, non ci sono punti, sono andato a vedere il chirurgo, ha detto che va tutto bene, di non fare scemate, di non tirare su cose pesanti, di stare attento quando mi chino, e io intanto... Comunque il Signore mi protegge e siamo tornati come nuovi, come prima. Non fa più male la schiena, quindi gloria a Dio. È stato un miracolo di chirurgia, ma è sempre stato un miracolo, perché potevo andare a finire con 6 viti nella schiena e invece mi hanno dato una grattata alle vertebre e sono nuovo di zecca. Ok, prima di tutto voglio ringraziare tutti quanti di voi apprezzano i miei insegnamenti, incoraggiandomi ad andare avanti. Spesso si pensa che il predicatore, il pastore, il messaggero della buona novella sia sempre sulla cresta dell'onda, pronto a mettere in atto la chiamata di Dio nella sua vita, con un sorriso sul volto, non importa cosa possa succedere. E purtroppo spesso non è così. Non so gli altri, ma io spesso ho bisogno di sapere che il mio sforzo serve a qualcosa. Sì, lo so che Dio mi reputa un predicatore di prima classe e che sono il suo figlio preferito. Lo so, ma qualche volta fa bene sentirselo dire da esseri umani in carne ed ossa. Quindi, grazie infinite dal profondo del cuore a tutti voi, e siete in tanti, che mi ringraziano per avergli presentato la meravigliosa grazia di Dio e averli aiutati a tirarsi fuori dal religionismo. Le vostre parole di incoraggiamento sono come un balsamo per me, che mi aiuta ad andare avanti. Ok, ma Marchiò, non dovresti fare ciò che fai unicamente per la gloria di Dio? Indubbiamente, ma proprio come voi, Babbo Mario non è immune alle delusioni e allo sconforto. E ogni tanto una parola di sostegno fa proprio bene. Quindi, nuovamente, grazie. Ok, mi raccomando, condividete questo video e partecipate al Ministero di Bosco come potete. Grazie. Mercoledì la settimana scorsa, abbiamo iniziato una nuova serie intitolata Le vie del Signore. Oh, continuiamo stasera con la terza e ultima puntata. Quindi, ricapitoliamo. Fino dall'alba del tempo, l'uomo ha cercato di crearsi un Dio che gli somigliasse. Nell'Olimpo greco-romano, ad esempio, gli dei si sposavano, facevano figli, si vendicavano, si tradivano tra di loro, si infuriavano, mentivano e serbavano rancore, proprio come facciamo noi. Guarda quanti, che Dio vi benedica, grazie a tutti che mi mandano i commenti, grazie di cuore, non potrò mai ringraziarti tanto, troppo per quello che hai fatto, grazie. E questi dei si comportavano proprio come facciamo noi, praticamente avevano tutte le caratteristiche dell'uomo. Perché? Perché erano state create dall'uomo. Giupiter, Giove, Marte, Mercurio, Venere, Afrodite e tutti gli altri, Icaro e tutti gli altri, chiaramente non esistono, sono una cosa che l'uomo si è inventato. E quindi si è inventato a immagine e somiglianza sua, ed ecco perché si comportano allo stesso modo, gelosi, vendicativi, eccetera, eccetera. Oh, questo Dio creato a immagine dell'uomo è il Dio di tutte le religioni. Questo è il Dio dei totem e delle statue. Ecco perché Dio, fin dal Vecchio Testamento, dal libro del Deuteronomio, ha comandato di non fare statue. E se non fosse per il
per la come si chiama la, il lenzuolo con la faccia di Gesù. Vabbè, però se non fosse per quello non ci sarebbe un'immagine di Gesù, che poi sia vera o no non lo so, ma se notate tutte le immagini, tutti i dipinti, i quadri che raffigurano Gesù sono tutti presi dalla Sacra Sindone. Dalla Sacra Sindone. Perché? Perché non esiste un'immagine di Gesù. In effetti il profeta Isaia dice che era così così distrutto, così, che prima di tutto era come noi, ma poi era così distrutto che non raffigurava più neanche la faccia di un uomo. Cioè Gesù non era particolarmente bello, non era particolarmente robusto, non era particolare, era una persona come noi. Era l'ultimo Adamo che rappresentava l'umanità. E il cattolicesimo è pieno di statue, di raffigurazioni, di effigi, di eccetera, eccetera. Perché? Perché quando non hai la fede, perdonatemi fratelli e sorelle cattolici, quando non hai quel senso di sicurezza dentro di te che Dio esiste anche se non lo dipingi, e allora devi mettere una statua, vedi che la gente va ai piedi della statua della Madonna, accende le candeline, no? Cioè devi avere un posto, devi avere un qualcosa su cui focalizzarti per poter credere. E invece no, le statue Dio non le vuole. Quello è il Dio che ha bisogno di essere analizzato, contenuto, spiegato, esaminato. Il Dio del do ut des, il Dio a nostra immagine e somiglianza, Dio ha formato l'uomo, ma Dio non è uomo, non ragiona come un uomo, non reagisce come un uomo, non si comporta come un uomo. Le vie del Signore sono diverse, ma molto diverse dalle vie dell'uomo. Non possiamo usare i nostri parametri umani nel rapportarsi con Dio, e questo è l'errore che fa il religionismo. E ha sempre fatto e che farà per sempre il regime. Perché? Perché suppone che Dio pensi come noi, reagisca come noi, si comporti come noi, e quindi il religionismo si rapporta con lui adeguatamente. Ad esempio, il religionismo pensa che Dio ami condizionatamente, come ama l'uomo. L'uomo ama sempre che ti comporti bene, sempre che fai quello che dico, sempre che sei bella, sempre che sei sexy, sempre che cucini bene, sempre che hai un bel lavoro e porti a casa i soldi, sempre che. L'amore dell'uomo ama sempre che, mentre invece l'amore di Dio è incondizionato. Il religionismo pensa che Dio valuti e remuneri le persone a seconda del loro merito, come fa l'uomo. Se ti comporti bene ti premio, se ti comporti male ti castigo. Ne abbiamo parlato domenica scorsa. E perdoni allo stesso modo in cui perdona l'uomo. Ne parleremo stasera, ma non è così. C'è una differenza basilare tra le vie del Signore e le vie dell'uomo. Isaia 53, 54 e 55 sono tre capitoli meravigliosamente profetici che anticipano la venuta del Messia. Meravigliosi. Se avete tempo leggeteli, perché parla del sembra di vedere Gesù sulla croce, perché è come il Salmo 22, ci sono tantissimi capitoli profetici che parlano proprio del Messia, di Gesù Cristo. E se tu chiedi a un ebreo, a un giudeo di oggi, di chi parla Isaia 53, cambiano discorso, perché non sanno, non hanno una risposta, perché questa è chiaramente la descrizione del Messia. Ma vediamo la differenza, consideriamo solo un paio di versetti e vediamo la differenza basilare che esiste tra Dio e noi nell'amare, nel remunerare, che l'abbiamo già fatto mercoledì scorso, domenica scorsa, e nel perdonare, che facciamo stasera. Vediamo 54, 8 e 10. Dice: con un amore eterno avrò compassione in te, dice l'Eterno. Di te, dice l'Eterno, il tuo Redentore. Con un amore eterno, ed ecco immediatamente che la parola eterno distrugge qualsiasi condizione legata all'amare. Perché se l'amore è eterno vuol dire che non può cambiare, non importa quello che fai.
E qui casca l'asino del religionismo, perché il religionismo ti dice Dio ti ama sempre che, e invece Dio ti ama anche se. Quindi, con un amore eterno avrò compassione di te, dice l'Eterno tuo Redentore, e versetto 10 dice, anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te, né il patto della mia pace sarà rimosso, dice l'Eterno che ha compassione di te. Il patto di pace è Brit Shalom. Scusatemi, la Bibbia ha fatto una cosa. Ok. Brit Shalom, che vuol dire il patto della mia pace, che vuol dire quello che io ho deciso di fare quando Gesù è andato sulla croce, che la pace del Signore è scesa su tutti gli uomini. La pace, la buona volontà, il buon desiderio dell'uomo è scesa su tutti gli uomini. Vediamo quello in Luca 2,14 all'annuncio dell'angelo ai pastori. Pace sulla terra, ed è questo. E poi andiamo avanti per vedere, quindi questo è l'amore che Dio ama eternamente, senza condizioni, senza clausole, senza Dio ama perché Dio è amore, non perché tu sei amabile, ma perché lui è amore. E questa è la menzogna tremenda del religionismo. Da tutto e per tutto, in qualsiasi religione, Dio ti ama sempre che tu ti comporti bene. Non importa qual è, dal cattolicesimo all'islam, al buddismo, al confucio, induismo, da qualsiasi parte, Dio ti ama, per modo di dire, Dio ti accetta, sempre che tu porti i debiti sacrifici, ti comporti bene, fai le preghiere speciali, vai a fare il pellegrinaggio a Mecca, tutte quelle cose che devi fare perché Dio ti possa accettare, perché non ti può amare, perché c'è solo un Dio che può amare ed è il nostro Dio, il Dio del cristianesimo, il padre di Gesù Cristo, o Gesù Cristo impersonificato, lo Spirito di Dio. Quindi andiamo avanti in versetto 55, quindi questo è l'amore. Adesso vediamo la rimunerazione o la valutazione o la grazia. 55 versetto 1 dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. E questa è la remunerazione di Dio. La remunerazione dell'uomo è: vieni a comprare il latte, la paga. Non c'è niente di gratis. C'è un detto in inglese che dice there are no free lunches, non ci sono pasti gratuiti, cioè in altre parole qualsiasi cosa fai, ottieni, te la devi guadagnare. E quello è il ragionamento dell'uomo. Ritorno al fatto che il religionismo, qualsiasi religione, pensa così: Dio risponde a quello che fai tu. No. Ecco qui il profeta che dice: venite a comprare senza soldi, venite a prendere, venite a mangiare, venite a bere senza soldi. Non avete bisogno di soldi, o se i soldi non mi servono. La grazia dona senza chiedere niente. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente, mangerete ciò che è buono, l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Quindi chiaramente qui non sta parlando di cibi fisici, perché sta parlando dell'anima, qui sta parlando della grazia, della compassione. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate, l'anima vostra vivrà, e io stabilirò con voi un patto eterno secondo le grazie stabili promesse a Davide. Quindi abbiamo già parlato, quindi va bene. Quindi stasera invece vediamo versetto 7 che dice: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. E qui vi ho spiegato che la parola largamente deriva dall'ebreo ravah, che vuol dire che ha la radice in moltiplicazione. Cioè praticamente largamente vuol dire continuamente, moltiplicatamente, proprio come Gesù ha detto a Pietro di perdonare, vi ricordate, 70 volte 7, cioè 70 volte 7 sono 490 volte al giorno, 490 volte al giorno in 16 ore che uno è sveglio, è una volta ogni 2-3 minuti.
Quindi praticamente largamente, vuol dire continuamente, moltiplicatamente, questo è il modo in cui perdona Dio. E qui poi chiude con la famosa frase: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. In altre parole, come amate voi, come valutate voi, come remunerate voi, come perdonate voi, non è come lo faccio io. Gloria a Dio. E quindi questo è il messaggio meraviglioso di Isaia 54 e 55. Ma ai fini di questo contesto, voglio soltanto considerare questo paio di versetti, perché parleremo del perdono stasera, ok? Mercoledì scorso abbiamo parlato del modo di amare di Dio, che è totalmente diverso dal nostro. Domenica abbiamo parlato della differenza basilare nel modo di valutare e remunerare che esiste tra Dio e noi, e stasera voglio parlare dell'abisso che esiste tra il modo di perdonare dell'uomo e quello di Dio. Ok, illustrazione. Supponiamo che Pasquale, fra parentesi, perdonami Pasquale, chiunque tu sia, ma mi viene sempre in mente il tuo nome, cosa devo fare? Quindi supponiamo che Pasquale una sera esce con gli amici e invece di andare a vedere la partita finisce a letto con una vecchia fiamma, Monica. Sua moglie, Concettina, viene a saperlo e scoppia il finimondo. Piatti che volano, insulti, lacrime, urla e minaccia a non finire. Finché Pasquale riconosce il suo errore e chiede alla moglie di fare la pace. Oh, ora, cosa richiede Concettina a Pasquale prima di considerare, seppure lontanamente, la possibilità di scusare suo marito? In altre parole, cosa deve fare Pasquale prima ancora di iniziare le negoziazioni, prima ancora di iniziare di trattare questo perdono? Cosa deve fare? Concettina richiede quattro cose. Primo, una supplica di perdono. Perdonami, Concettina! Possibilmente in ginocchio, meglio se con lacrime e insulti autoinflitti. Sono un disgraziato, sono un buono a nulla, perdonami, Concettina. Ok? Due. Prima una supplica di perdono. Secondo, una promessa sincera di ravvedimento. È un patto, meglio se accompagnato da giuramento, di non farlo più. Giusto? Una promessa sincera di ravvedimento. Prima di tutto, quindi prima di tutto una supplica di perdono. Perdonami. No. Secondo, non lo farò mai più. E terzo, un impegno di tipo: ti porto in vacanza, ti compro un vestito nuovo, ti regalo un gioiello, sto a casa tutte le sere per un anno. Che Pasquale si autoinfligge come penitenza, per in qualche modo pagare l'errore che ha fatto. Giusto? E quarto, un periodo di tempo con il quale il penitente Pasquale possa provare a sua moglie la sincerità delle sue intenzioni. E poi forse, alla fine di questo periodo di tempo dove ti controllo e vedo se ti comporti bene, se sei veramente penitente, se eccetera, eccetera, forse allora, forse chissà, può darsi, ti perdono. Come abbiamo religionato, voce del verbo religionare, come abbiamo religionato Dio a nostra immagine e somiglianza? Esattamente allo stesso modo di Pasquale. L'abbiamo, perché? Perché noi ci comportiamo in un modo e pensiamo che Dio si comporti come ci comportiamo noi. Quindi, prima di tutto, uno, dobbiamo supplicare Dio di perdonarci con un'intensità di emozioni che varia dal cattolico, dove non gli passa manco per la testa, lui va a fare la confessione, e te l'absolvo in nomine Patris, Figlio e Spirito Santo, e buonasera, e non importa se sei un mafioso, non importa se sei un... Ho visto un film proprio ieri sera con Robert De Niro, eccetera, eccetera, dove lui era un killer della mafia,
E prima, siccome si aspettava di morire, fra un paio di mesi, un anno, ha fatto la confessione, il prete le ha chiesto, dice, senti qualcosa? Dice, non sento niente. Ma non puoi neanche provare a sentire del rimorso? Dice, no, niente. Vabbè, dice, vabbè, diciamo di un'Ave Maria, l'Ave Maria, poi dice, ego ti assolvo e buonasera. Quindi l'intensità di emozione del cattolico è molto relativa. Pensate, vanno a fare la confessione, niente, fanno quello che devono fare, si alzano e se ne vanno. E continuano a fare quello che fanno. Quindi emozioni che vanno dal cattolico all'evangelico, che magari un pochino più, Signore perdonami, al pentecostale che si strappa i capelli, perdonami Signore, e via. Ma non io quando ho chiesto a Dio di aiutarmi, il lontano 2 febbraio 1982, tanti di voi lo sapete, non ho supplicato, non ho chiesto a Dio di perdonarmi, perché non pensavo di dover essere perdonato. Ho detto a Dio soltanto, Dio non so se esisti, ma se esisti aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi. Quindi non ho chiesto a Dio di perdonarmi, quindi Dio mi ha perdonato. Quindi vedi che Pasquale Concettina riportato a Dio e a noi non funziona. Quindi il modo dell'uomo che crea questo Dio a sua immagine e somiglianza, quindi dobbiamo supplicare Dio di perdonarci. Numero due, dobbiamo promettere a Dio che non lo faremo più. Anche se sia Dio che noi, sappiamo benissimo che domani lo rifaremo. Dobbiamo promettere, questo è il modo in cui i cristiani vanno da Dio. Ti prometto che non lo farò più, ti prometto che non lo farò. No, non puoi promettere niente perché non sei capace a non farlo più. L'unica cosa che puoi fare è aiutami Signore a non farlo più. Ma non puoi promettere a Dio di non farlo più, perché non puoi non farlo più. Eppure questo è il modo in cui, come Pasquale con Concettino, lo faccio più Concettino, lo faccio più, lo faccio più. Quando mai Pasquale? Passa un'altra signorina col sederino così e patatam un'altra volta. Pasqualino. Scusa Pasquale, non so chi sei, ma... quindi dobbiamo promettere a Dio che non lo faremo più. Numero tre, dobbiamo infliggerci una penitenza. Dobbiamo infliggerci una penitenza che varia dalla recita di preghiere del cattolico. Vi rendete conto della blasfemia quando si dice allora ti do la penitenza tre Padre Nostro, sette Ave Marie e 322 un altro. Vi rendete conto della blasfemia? Abbiamo trasformato la preghiera in una penitenza, come se parlare col Padre fosse una penitenza, fosse un qualcosa che ti fa male, che ti dà fastidio. Che blasfemia, che schifo, perdonate il francese, ma ragazzi, proprio ma una cosa incredibile. Dio deve sentirsi offeso ogni volta che il prete dà la penitenza e dice devi pregare. Per penitenza devi pregare, mamma mia ragazzi. E quindi una penitenza che varia dalla recita di preghiere del cattolico alla privazione ad hoc dell'evangelico. Allora Signore, non guardo più la televisione per una settimana, o non mangio, o non fumo più, però non faccio questo, non faccio quell'altro, come se a Dio interessasse di cosa sei disposto a fare a meno per fargli piacere. Alla punizione emotiva del pentecostale. Pianti, pianti grigi, eccetera. Ma non io. Che nonostante tutto, siccome sono cresciuto cattolico, ho fatto il fioretto. Ho detto, Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami, fioretto, e farò qualsiasi cosa mi chiedi. Perché la mentalità era quella che Dio non mi avrebbe aiutato se non avessi promesso di fare qualcosa. È vero o no? È vero. E la quarta, l'ultima, come Pasquale con Concettina, dobbiamo renderci conto che
che fin quando non abbiamo provato a Dio la serietà delle nostre intenzioni, la sua faccia ci è nascosta. È vero o no? È vero o no che devi pentirti, però devi provare a Dio che ti sei pentito. Sì, tu l'hai fatto salvatore, ma non l'hai fatto signore. Se lui è signore, tu devi fare quello che lui ti dice, altrimenti la sua faccia è voltata e non è come è seduto sulla sedia del barbiere, no? Allora ti comporti bene, ti guarda, non ti comporti bene, si gira, no? Cosa da pazzi. Nuovamente, come prova, io no, non io, perché io non ho promesso niente, non mi sono pentito di niente, non ho promesso niente, le uniche lacrime che ho versato erano per me, non per lui. Per me, perché io stavo morendo, era poche ore dal suicidio, e c'avevo i demoni che mi stavano trapanando il cervello, che stavano lottando per fermarmi, perché in qualche modo sapevano che se Babbo Mario avesse dato la sua vita a Cristo, sarebbe diventato un fanatico, come era un fanatico prima per il diavolo, sarebbe diventato un fanatico. Quindi cercavano di bloccarmi in tutti i modi, e io non ho detto niente, non ho promesso niente a Dio, ho detto, Dio non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi, il fioretto cattolico. Ma non ho provato niente al Signore, non ho provato niente, e la sua bontà è iniziata immediatamente, la mattina dopo, quel peso enorme, quel macigno che avevo sulle spalle, me l'aveva tolto, e ho cominciato a sorridere, cosa che non facevo da mesi, piangevo da solo perché ero in depressione, eccetera, eccetera, e la mattina dopo ho cominciato a sorridere, perché Dio non mi ha chiesto di provargli la mia fede, non mi ha chiesto di mettere alla prova la mia decisione, no, ha ricevuto il mio grido d'aiuto, l'ha ricevuto, l'ha sentito, mi ha aiutato, basta, finito. Difatti, la follia del religionismo dichiara che Dio perdona il nostro peccato come perdoniamo noi, condizionatamente, a rate, a spizzichi e bocconi, un po' alla volta, quando lo confessiamo e se riusciamo a provare le nostre buone intenzioni. E come giustifica il religionismo questa dottrina sballata? Con un versetto solo che si trova nella Bibbia, uno solo, con la quale puoi giustificare l'idea del perdono a rate, del perdono a spizziche bocconi un pochino adesso, poi confessi, ti penti, eccetera, eccetera, e poi ti pecca un'altra volta, ti perdono un'altra volta, quindi ti perdono il 10% oggi, il 20% domani, e poi all'estrema unzione ti perdona tutto quanto, sempre che non passi l'infermierina carina, e allora tu sei lì che stai morendo, appena hai ricevuto l'estrema emozione, ti passa l'infermierina carina e hai un pensiero cattivo, boom, 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 inferno. è vero, la pazzia del religionismo, la follia di una cosa come l'estrema unzione. Il prete che arriva ti mette un po' d'olio in testa e sei perdonato, dice, no amore mio, no, Dio non ti perdona spizzichi e bocconi, Dio ti perdona una volta per sempre. Adesso lo vedremo. Comunque questo famoso versetto lo troviamo in 1 Giovanni 1,9, e questo è il versetto che usano tutti i religionisti per dire, vedi, devi confessare i tuoi peccati. Allora, il primo capitolo è rivolto ai protognostici. Protognostici era una setta che non credeva alla corporalità di Dio. In altre parole, non credeva che Dio si fosse incarnato, ok? Non credeva che Gesù Cristo fosse Dio, non credeva che Dio si fosse incarnato, che Dio era un'energia, una cosa, che Dio non si sarebbe mai incarnato in un uomo. Non credeva in quello, quindi non credeva nel peccato, quindi non credeva di aver mai peccato, non credeva di aver bisogno di confessare i peccati. Questa era questa setta dei protognostici, che praticamente era una derivazione dei vecchi Sadducei, e da lì era venuta questa setta
che disturbava enormemente le chiese, tant'è vero che Giovanni più avanti nella sua lettera dice alcuni che si sono separati da noi, che non facevano parte di noi, che hanno creato tutti questi problemi perché non facevano parte di noi. Quindi è una setta di non credenti, di pagani, che credono che il peccato non esista. Ed ecco che Giovanni si rivolge a loro dicendo che cosa? Ad esempio, dei primi tre versetti, quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, ricordatevi che non credevano nella corporalità di Dio, quindi che noi abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, nella parola della vita, in altre parole abbiamo toccato un corpo, abbiamo toccato un qualcosa di solido, nella parola della vita, e la vita è stata manifestata, noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre, che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito noi ve lo annunziamo, adesso state a sentire, affinché anche voi abbiate comunione con noi. Vedi che non sta parlando a cristiani? Vi annunziamo queste cose affinché anche voi possiate avere comunione con noi, noi che siamo cristiani, quindi voi non avete comunione con noi, perché? Perché non siete cristiani e la nostra comunione è col Padre e col Figlio Gesù Cristo, quindi se voi non avete comunione con noi, non avete comunione col Padre e col Figlio Gesù Cristo, quindi non siete cristiani, perché? Perché siete prognostici, siete dei pagani che non credono all'incarnazione di Dio in Cristo Gesù, all'esistenza del peccato, eccetera, eccetera. Poi continua, ma se camminiamo nella luce come egli è luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi se creiamo questa comunione, il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato. Adesso, versetto 8, se diciamo di essere senza peccato, che è quello che appunto questi non miscredenti dicevano, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E qui viene il famoso versetto 1:9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Amore mio, se sei cristiano, sei già stato purificato da ogni iniquità, leggi 1 Corinzi 6, versetto 11, dove dite, ma voi siete stati santificati, ma voi siete stati lavati, ma voi siete stati giustificati, ma voi siete stati purificati attraverso lo Spirito di Dio in Cristo Gesù. Già fatto, voce del verbo, era lavare. Quindi, questi sono persone che non credono di aver peccato. E Giovanni gli dice, ragazzi, se confessate i vostri peccati, se ammettete di avere peccato, Gesù vi perdona, il sangue di Cristo vi purifica di ogni peccato e cancella ogni iniquità. Perché? Perché avete l'iniquità e avete il peccato finché non lo confessate. La base di tutto quanto è di dire a Dio, ho bisogno di te. E se tu non credi che Dio, se tu non credi che esista un peccato, non hai bisogno di lui perché te la puoi cavare da solo. Quindi 10, se diciamo di non aver peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Vi faccio un esempio, ok? Vediamo un attimino. C'è Pasquale un'altra volta, povero Pasquale. Allora, qui a fianco a me, seduto qui, non lo vedete, ma qui seduto qui, c'è Pasquale. Allora, Pasquale non crede che Dio si sia incarnato in Cristo. Pasquale non crede che il peccato esista, quindi Pasquale dice di non aver mai peccato nella sua vita. La verità non è in Pasquale. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità no. La verità non è in Pasquale. E la parola non è in Pasquale, versetto 10. Ora ditemi una cosa. Pensate che Pasquale sia un cristiano? No. Ha bisogno di fare che cosa? Ha bisogno di rendersi conto di avere bisogno dell'agnello di Dio, di avere bisogno di avere peccato, di avere fallito, eccetera, eccetera, e in qualche modo chiedere aiuto a Dio, che lo aiuti, così, quindi confessando i suoi peccati, e quindi accettando il perdono di Dio. Dopodiché nel capitolo 2 Giovanni parte e adesso si rivolge ai cristiani dicendogli, figlioletti miei, vi scrivo queste cose che ho appena detto a questi disgraziati, affinché non pecchiate. Chiaramente,
Un padre che sfida i suoi figli e dice: non fate, non peccate, che vi rovinate la vita. Non lasciatevi, perché questi qui, un'altra cosa che faceva questa setta è che andavano in giro a dire che non c'era bisogno della grazia, non c'era bisogno del perdono, non c'era bisogno di niente, perché potevi fare quello che volevi, potevi peccare quanto volevi, il peccato non esisteva. Ed è qui dove Giovanni si rivolge ai figlioletti e dice: ragazzi, non peccate, figlioletti miei, non peccate. E seppure qualcuno ha peccato, adesso state a sentire la differenza fra gli altri e questi, e seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ne parleremo più avanti. Quindi andiamo avanti. Oh, quindi le vie del Signore, la via del Signore per quanto riguarda il perdono, è totalmente diversa. Questa è la base della dottrina del religionismo, che dice: dobbiamo, ogni volta che pecchiamo, dobbiamo confessare il nostro peccato. No, questo era persone che credevano di non aver mai peccato, e Giovanni gli dice: accettate il fatto che siete dei peccatori e accettate il perdono di Dio in Cristo Gesù una volta per sempre. Tant'è vero che Colossesi, capitolo 2, versetto 13-14, dalla Bibbia della Gioia, dice: a causa dei vostri peccati e della vostra vecchia natura corrotta, di fatto voi eravate come morti, non malati da essere guariti, no, morti, l'unica cosa che poteva farvi tornare in vita era il miracolo della nuova nascita, della rigenerazione in Cristo Gesù, perché eravate morti. I morti non si pentono, i morti non confessano i loro peccati, i morti non possono fare niente se non essere morti. L'unica cosa che possono fare è, quando si presenta a Dio e dice: sono disposto a farti un miracolo, li svegliano e Gesù gli chiede: ok, vuoi rimanere in vita? E dice: sì. E pum, miracolo della nuova nascita. Quindi voi eravate morti, ma Dio vi ha fatto rivivere con Cristo e gli ha perdonato tutti i nostri peccati. Voce del verbo tuttare: tutti i nostri peccati. In qualsiasi linguaggio lo parli, in qualsiasi linguaggio lo descrivi, tutti vuol dire tutti, passati, presenti e futuri, eliminando l'atto di accusa contro di noi, l'elenco dei comandamenti che noi non abbiamo osservato. Che meraviglia, ragazzi! Dio ha tolto di mezzo le accuse contro di noi, inchiodandole alla croce di Cristo. Oh, come ha eliminato l'atto di accusa che ci dichiarava colpevoli? Inchiodandole, pagando il debito della disubbidienza dell'uomo ai 613 comandamenti imposti dalla Torah, con la sola valuta accettata dalla giustizia divina per il pagamento del peccato, il sangue dell'agnello. Non c'è altra valuta che può pagare per il debito del peccato che l'uomo ha verso Dio, perché è un peccatore. L'unica valuta che può riscattare l'uomo è il sangue dell'agnello. Giovanni 1,29. Statemi a sentire, adesso vediamo, spero di riuscirvi a riuscire ad aprire un paio di cose. Giovanni 1,29. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui, Giovanni Battista. Vide Gesù, l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato, nota bene, non i peccati, il peccato dal mondo, quindi la natura del peccato, l'essenza del peccato, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, come dal mondo? Sì, seguitemi un attimino. Abbiamo appena letto il secondo versetto del capitolo 2 di Prima Giovanni, che dice: egli è l'espiazione, la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Giovanni qui l'Apostolo dice che non solo è la propiziazione, l'espiazione per i nostri peccati, ma anche per quelli di tutto il mondo. Perché? Perché l'agnello di Dio toglie il peccato dal mondo, quindi non solo da noi che abbiamo accettato, ma anche da quelli che non hanno accettato, da tutto il mondo, anche per quelli di tutto il mondo. Oh, adesso lasciatemi spiegare un paio di cose. Espiazione, propiziazione, è la parola greca ilasmos.
E troviamo questa parola nella versione dei 70, che la versione dei 70 è sono le scritture del Vecchio Testamento, dell'Antico Testamento, in greco. Sono ancora precedenti, alcune precedenti ai manoscritti ebraici, in greco, che sono questi 70 studiosi, hanno preso i manoscritti ebraici e l'hanno tradotto in greco. E quindi questa parola, ilasmos, espiazione, propiziazione, è la stessa parola che ritroviamo riguardo del propiziatorio, ilasterion, ilasmos, ilasterion, propiziatorio, e dice questo: farai anche un propiziatorio d'oro puro, la sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo, più o meno 1 metro, e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo, più o meno 75 centimetri. L'ilasterion, che in ebraico è chiamato il caporet, da capar, che vuol dire espiare, quindi questo sedile della misericordia era appunto 1 metro per 75 centimetri di oro puro, con i 2 cherubini le cui ali si toccavano e che guardavano. E Pietro dice: gli angeli si chiedono come mai, come fa Dio a perdonare l'uomo, guardando che cosa? Guardando il sedile della misericordia, perché su quel ilasterion, su quel propiziatorio veniva spruzzato il sangue del sacrificio, ed era il sangue del sacrificio che permetteva al Padre di perdonare i peccatori. Chiaramente Israele, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, quando il sangue del capro espiatorio veniva appunto versato, spruzzato sul sedile della misericordia, sull'ilasterion. Adesso, dentro l'arca, perché il sedile della misericordia era sopra l'arca, ok? Dentro l'arca c'erano 3 cose. C'era le tavole dei comandamenti, che è un'ombra di Dio Padre, c'era il pentolino con la manna, che è un'ombra di Dio Figlio, perché lui dice: io sono il pane della vita, e poi c'era la verga di Aronne che manifestava soprannaturalmente, manifestava i frutti. Vi ricordate la verga che faceva i frutti? E cos'è? Quella è l'ombra dello Spirito Santo. Quindi dentro l'arca c'era quella che si chiama generalmente la Trinità o la Divinità, o in inglese si chiama Godhead, cioè questa divinità che viene presentata in 3 separate personalità, ma le 3 sono 1, ok? Padre, Figlio, Spirito Santo, tutti e 3 sono Dio. E questo ilasterio è nell'ombra di Cristo. È l'ombra di Cristo perché soltanto attraverso il sangue versato su quell'ilasterio, sul propiziatorio, l'uomo poteva avvicinarsi a Dio. E Gesù stesso ha detto: io sono la via, la verità, la vita, nessuno va al Padre se non attraverso me. Se non c'era quel propiziatorio col sangue del sacrificio sopra, nessuno poteva avvicinarsi a Dio. Tanto è vero che in 1 Samuele 6... quando i filistei catturano l'arca e poi la rimandano indietro con le 2 vacche e il carro nuovo, eccetera, che va a finire a Bechemes, quando gli abitanti di Bechemes guardano dentro l'arca del Signore senza passare per il sangue, la Bibbia dice: il Signore colpì gli abitanti di Bechemes perché avevano guardato dentro l'arca. Dio non uccide gli abitanti di Bechemes, ma è come quella macchinetta che per ammazzare le zanzare, che fa quella luce blu, ultravioletta, e c'ha la rete elettrica intorno. Non è che la macchinetta va a uccidere le zanzare, ma le zanzare, se si avvicinano alla luce e toccano quella rete elettrica, e se ne vanno. La stessa cosa per un uomo che si presenta alla totale perfezione di Dio, imperfetto, quindi in se stesso e non in Cristo. Bzz. Ok, quindi senza passare per il sangue è morte. Adesso state a sentire questo. Levitico 16, 14. Poi questo è Dio che dà istruzioni a Mosè di dire al sommo sacerdote: poi prenderà del sangue del torello e lo spruzzerà col suo dito sul propiziatorio. Spruzzerà con un po' di sangue col suo dito davanti al propiziatorio 7 volte. 7 volte.
Non c'è mai una parola, un numero, una dichiarazione della Bibbia che non si lega profeticamente. Gesù sulla croce ha pronunciato sette cose prima di morire. E ogni volta che ha pronunciato, probabilmente ha sputato sangue dalla sua bocca. Quindi un'altra ombra del sangue che viene spruzzato sette volte sul propiziatorio, che è l'unico modo per presentarsi a Dio, che è Gesù Cristo. Ok, adesso vediamo se riesco a concludere. Ebrei 9, 11 e 12 dice questo. Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, qui sta parlando dell'arca, del sedile della misericordia, del propiziatorio, di tutto il tabernacolo, Cristo entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri, qui entrò nel santuario, non quello terreno, ma quello più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, quindi alla presenza di Dio si presentò con il suo sangue, non con sangue di capri e vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, Ebrei 9,22 conferma che senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Ci sarebbe da predicare per tre giorni, ma basti sapere che il sangue di Cristo, che è l'unica valuta con il quale Dio paga il debito del peccato, con il quale il peccato paga, o l'uomo paga il debito del peccato a Dio, soltanto il sangue dell'agnello, nel caso nostro il sangue dell'agnello divino, il sangue di Cristo ha inaugurato il nuovo patto. Matteo 26, 27, 28 dice, poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo, bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti, per il perdono dei peccati. E attraverso quel sangue il peccato è stato tolto, parola greca airo, da cui richiamiamo la parola aria, airo, volatilizzato, per molti. Molti chi? Tutti quelli che ci credono. Tutti quelli che ci credono. Ed ecco perché Dio ci chiede di perdonare gli altri nel modo in cui Lui ha perdonato, non nel modo in cui Concettina ha perdonato Pasquale, ma nel modo in cui Dio ci ha già perdonati in Cristo, perché il sangue è già stato versato, perché le sette volte sono già state spruzzate, perché il propiziatorio, Cristo, è già diventato il propiziatorio. Attraverso il propiziatorio, l'espiazione dei nostri peccati, non solo dei nostri, ma anche quelli di tutto il mondo. Ragazzi, che bello! Efesini 4,32, siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo, voce del verbo aver perdonato, passato, fatto, finito, quando? In Cristo. Quindi quanti peccati avevate commesso quando Dio ve li ha perdonati in Cristo? Nessuno! Tutti quanti peccati li avreste commessi nel futuro, e sono il peccato che è stato tolto, perdonato, cancellato, volatilizzato, espiato, propiziato una volta per sempre, come Dio vi ha perdonato in Cristo. Ecco la differenza tra le vie del Signore e le vie dell'uomo. Noi perdoniamo condizionatamente, sempre che la persona si pente, sempre che la persona promette di non farlo più, eccetera, eccetera. Ma Dio invece perdona incondizionatamente attraverso il sacrificio di Cristo e il suo sangue versato per noi, per tutti, una volta per sempre. Ragazzi, un abbraccio, ci sentiamo domenica con un nuovo insegnamento. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene, ciao e grazie ancora per le vostre parole di incoraggiamento.